Siamo con l'avvocato Alessandro Vaccaro, tesoriere OCF, al quale chiediamo, avvocato, quali sono le novità in materia di iter legislativo a proposito di equo compenso? Beh, mi sembra che oggi l'onorevole Di Lello abbia dato uno scoop, come l'ha chiamato il nostro moderatore, vale a dire che sembra che la settimana prossima verrà calendarizzata la discussione dei vari DDL presenti nella seconda commissione giustizia della Camera, quindi questo sicuramente è un passo avanti. Però non è che io voglia fare il negativo, ma è la realtà. Ricordate che per esempio il DDL sulle elezioni è rimasto tra le varie, pur essendo in deliberante, ci ha messo più di un anno prima di arrivare alla sua conclusione, quindi sono fiducioso ma fino a un certo punto. Poi ho un mio pensiero personale, vale a dire che per me l'equo compenso, se non agiamo anche sul socio di solo capitale, nella società di capitale tra professionisti, potrebbe essere una vittoria di Pirro. Credo che la vera battaglia che l'avvocatura deve fare è quella della reintroduzione dei minimi tariffari, così come del resto superata dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha stabilito che non è vero che era l'Europa che non consentiva questo, e quindi a questo punto questa è una battaglia che dobbiamo assolutamente cavalcare per la difesa e la tutela degli interessi non dei nostri assistiti, ma dei cittadini che noi assistiamo, perché il giusto compenso è la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocatura. L'avvocato Vaglio ha confermato ai nostri microfoni della difficoltà della start-up dell'OCF. Lei che detiene in qualche modo i cordoni della borsa, che cosa ci dice a proposito? Lo start-up dell'OCF è stato semplicemente il cordone di una borsa vuota, perché la situazione attualmente è questa. Per una questione interpretativa dell'articolo 7 dello statuto dell'OCF, che dovrebbe caricare al CNF l'onere di sovvenzionare, per quanto stabilito dal bilancio approvato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini dell'OCF, ha purtroppo inserito nelle partite di giro questo versamento. Quindi, essendo una partita di giro, tanto riceve, tanto dà. E questo non è quello che noi pensavamo, per cui adesso abbiamo una riunione al CNF, perché a nostro parere deve essere inserite le spese dell'OCF nelle spese correnti, cioè quelle che fanno carico al CNF, e quindi a quel punto, avendo la garanzia dell'incasso delle quote, a questo punto potremo partire. A questo momento hanno già versato più di 250.000 euro sono a nostra disposizione, ma come ho già dichiarato pubblicamente all'Assemblea dell'OCF, io non intendo prendere quei soldi fin tanto che non viene chiarita la posizione per il futuro, perché prendere quei soldi oggi senza una certezza su quello che accadrà nel 2018 significherebbe un fallimento, per cui prima si risolve il problema, poi dopo partiremo. Oggi soffriamo, stringiamo un po' la cinghia, però lavoro ne stiamo facendo, perché con la commissione monitoraggio presieduta dal coordinatore appunto dell'OCF, avvocato Rosa, gli interventi che abbiamo fatto a livello politico, che ha portato come primo effetto, credo che sicuramente l'OCF possa metterti il primo mastrina, che è quella dell'approvazione appunto della legge sull'elezione dei consigli dell'ordine, perché siamo noi che siamo intervenuti per smuoverla. Su altre cose dove ci stiamo muovendo, lavoriamo un po' in sordina, perché non abbiamo i mezzi né per avere un sito, né per avere un'agenzia di stampa, né per avere nulla. Stiamo lavorando, sacrifichiamo, arriveremo ai risultati anche lì, perché sono convinto che l'OCF darà degli ottimi risultati all'avvocatura, come ho detto nel corso del mio intervento. L'OCF è la rappresentanza politica istituzionale dell'avvocatura, articolo 39 della legge professionale. Le associazioni devono farsi carico di rivolgersi all'OCF e insieme fare le battaglie per avere più peso proprio a livello politico. Allora, tempo e pazienza, avvocato, non è vero? Tempo sempre, pazienza tantissima, tempo sta cominciando a scadere. Va bene, allora ringraziamo l'avvocato Vaccaro, tesoriere OCF, e auguriamo buon lavoro a lei e alla sua OCF. Grazie, buon lavoro anche a voi.